Appartamenti, negozi, un'azienda di società di capitali attiva sia nella distribuzione di caffè all'ingrosso che nella gestione di un rinomato centro estetico. La Guardia di Finanza di Salerno ha definitivamente confiscato beni per 5 milioni di euro nei confronti degli eredi del boss Giuseppe Cirillo, morto nel 2007. Il provvedimento è scattato in seguito alla decisione della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli eredi di Cirillo. L'uomo, che faceva parte della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutoro, aveva costituito la locale di Sibari e per questo venne definitivamente condannato nel 2005 per associazione di tipo mafioso. Il boss, originario della provincia di Salerno, ha poi accresciuto la propria fama criminale in Calabria, come spiegano le Fiamme Gialle, poi ha continuato a seguire le vicissitudini della propria organizzazione dalla provincia di Ancona, dove ha trascorso 3 anni sotto il regime di sorveglianza speciale. Gli accertamenti patrimoniali eseguiti dal GICO di Salerno hanno portato alla luce la disponibilità degli eredi dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, che erano inesistenti oltre alla loro provenienza illecita. Tra i beni confiscati figurano anche un terreno, un'autovettura e numerose disponibilità finanziarie. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giuseppe Esposito, il napoletano di 20 anni, deceduto il 17 maggio scorso all'ospedale Umberto I di Roma, mentre era in attesa di un trapianto ai polmoni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denuncia presentata dai familiari. Il PM ha disposto l'autopsia e il sequestro del macchinario, dove era stato attaccato il giovane affetto da fibrosi cistica, il suo cellulare e anche la cartella clinica. I risultati dell'esame autoptico sono attesi ora entro una sessantina di giorni. Durante il ricovero di Giuseppe sono state prestate tutte le cure previste dal caso, senza ritardi né omissioni, sia da parte del personale medico che da quello infermieristico. Lo ha comunicato la direzione generale dell'azienda ospedaliero universitaria capitolina, dopo che la commissione interna di verifica istituita per far luce sulla vicenda ha concluso nella serata di ieri i suoi accertamenti e approfondimenti tecnici. Gli inquilini di un appartamento di via Ludovico da Casoria erano ai funerali di un parente quando 2 malviventi hanno colto l'occasione per entrare in casa. Mentre aprivano cassetti, spostavano mobili e rovistavano, però rumori sospetti hanno spinto alcuni condomini a chiamare il 112. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri della compagnia di Casoria, che hanno fermato 2 che, appena usciti dall'appartamento, stavano scendendo di corsa dal 4° piano. Sono stati così arrestati Antonio De Crescenzo, un 50enne di Ercolano, e Luigi Nocera, un 51enne di Portici, entrambi già noti alle forze dell'ordine ed ora accusati di furto aggravato in concorso. Ai 2 è stato sequestrato un borsone con all'interno arnesi da scasso, tra cui una fiamma ossidrica e una borsa nera in cui avevano infilato la refurtiva appena rubata, orologi, gioielli e un computer portatile. Il tutto è stato poi restituito agli aventi diritto, nel frattempo fatti giungere a casa. Un terremoto di magnitudo 2.1 è stato registrato nel Golfo di Salerno stamane alle 10.20 ad una profondità di 10 km. Ieri un sisma di magnitudo 2.4 era stato rilevato nell'entroterra salernitano a 4 km da Ricignano. Non si segnalano problemi di ogni sorta. E la notte scorsa è stato fatto esplodere a Polla, in provincia di Salerno, il bancomat di una filiale di un istituto di credito. Il raid è stato particolarmente veloce, con l'utilizzo del gas con cui è stato riempito il vano dell'impianto, facendolo poi esplodere. Il bancomat è quello che distribuisce il denaro contante in via Campo La Scala. Ad entrare in azione, subito dopo aver sabotato l'impianto di videosorveglianza, almeno in 3 indossavano impermeabile, guanti e cappelli, secondo qualche testimone. Il colpo in tutto ha fruttato 50.000 euro. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra 1 ora circa, più tardi.